siamo qui alla stazione marittima di Messina, stazione ferroviaria marittima di Messina, davanti al porto. Si è creato una piccola fila di tir qui nel piazzale della stazione marittima. E tira un vento fortissimo da est-nord-est, che sta uscendo il traghetto. Uno dei traghetti più grandi della flotta, ne sta entrando uno piccolo, la zattera, quella che viene chiamata zattera delle ferrovie dello Stato. Sempre. Questa mattina i giornali hanno dato la notizia che i forconi bloccheranno i porti siciliani nella mattinata di lunedì. Il loro programma è di chiudere i porti di Messina, Catania, Augusta e Termini Imerese per non far uscire la benzina raffinata nelle 5 raffinerie della Sicilia, che sono Gela, Milazzo, Priolo, Gargallo, Melilli e Augusta. Melilli, Gargallo Augusta sono insieme nello stesso complesso chimico che occupa ben 20 km del litorale della baia di Augusta, e quindi la concentrazione riguarda tre dei più grandi porti della Sicilia come trasporto merci e passeggeri, che sono Messina, Augusta e Termini Imerese. Da Termini Imerese partono anche i traghetti, quindi a lunga percorrenza, quindi è ovvio che anche lì ci sarà un blocco. Il piazzale qua della stazione è quasi tutto pieno, c'è solo una corsia libera, di fronte a noi la stazione marittima.